Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. 17.07 Radio DJ, siamo tutti qui fuori dalla Siringhita. Sì. Pinocchio, la versione estiva di Pinocchio, un luogo della mente dove a quest'ora si aprono i cancelli, le sbarre, quello che volete. Ho aperto il lucchetto del cancelletto. Ciao, bravo. Un pochettino piccolo, sì. quelli dei diari. Brava. Ok, forse immenso, sì. però la chiave è Fissinina. Sì. E qua fuori oggi per così per, come diversivo, una nostra ascoltatrice declama una poesia. A quel punto poi sulla sigla entriamo. Tu hai aperto il lucchetto? Ho aperto, guarda. Ok, vai. Arriva la poetessa. La Siringhita è come una granita e se per i gossip l'attesa sale, meno male che c'è Vale. Non ci serve la tropina, basterà la voce di Pina. E dalle risate in due mi piego quando arriva il prof Diego. Ho quasi una paresi alla bocca cantando le hit del Ciocca. Ma oibò, non ho una rima per Mary J. Meno male che quest'anno mi salvano gli europei. E si entra. Via. Così. Dentro. Per capire. In auto dentro un treno oppure sopra un tram. Cuffiette. Buonasera Diego. Buonasera. Buonasera Valentina. Buonasera. Buonasera Ciocca e buonasera Mary J. Allora, abbiamo un sacco di robe anche oggi. Sì. La Siringhita apre, qualcuno dice forse la Siringhita più che un posto della mente è un posto dell'anima e rappresenta appieno le vostre belle anime. Grazie di rendere la vita migliore. Stefano, 68 anni, giovane dentro. Amore. Ma che carino. Amore, ma ti pare? Guarda. Ma è un piacere. Anche perché arrivati a questo punto dell'anno si è stanchi. Le routine legate all'inverno ormai le sentiamo veramente come routine noiose. Sì. Ci va quella voglia di fare delle cose diverse. Per questo nasce la Siringhita. Sì. Ve lo ricordiamo, open bar, ognuno al suo spazio, si può stare nella mischia, tutte le volte che c'è la musica live per finta ci si può accalcare per cantare tutti insieme, fare i balli di gruppo, poi c'è la sala lettura, ci sono i compiti delle vacanze, ci sono i gossip, ognuno trova il suo spazio ideale. Sì, tantissimi questo animali, è... tantissimi bambini lontani che si divertono da matti. Sì. Al Baby Club, tra l'altro delle novità per il Baby Club fuori di testa. Ah sì, eh? Oggi ho lavorato per il Baby Club e per te. Oh! Sì, dei giochi, perché non puoi andarli a asciugare, perché anche loro sono stanchi della scuola. Allora, io volevo portare, oggi ho un appena nato da presentargli. Ah, ok. Ma fagli paura, eh? No! I cucciolini. È un cucciolino. Ok. Cari. No, dei bei giochi. Perfetto. Che già da domani possiamo cominciare a fare con i bambini al Baby Club e ti rinnovi l'immagine anche ai loro occhi. Sì, no, vedrai. Okay. Immagini okay. Stanca. Grazie, ragazzi. Abbiamo un vocale da sentire subito perché vi fa capire come da casa o dalle macchine, dagli uffici, sì, viviate la Siringhita proprio nella luce giusta. Ciao Pinocchi, sono Brunella. Allora, una cortesia, sta arrivando lì il mio fidanzato John, naturalmente travolta, quindi chiederei per favore se potete sgombrare la pista d'atterraggio per il Boeing. Sì. E poi se ci preparate il solito tavolino, quello lì sotto il salice, perché dobbiamo stare un attimino da soli perché dobbiamo decidere dove andare in vacanza. Perfetto. Quindi gradirei magari qualcosa di fresco, d'accordo, aperitivo, però ecco, se siamo un po' isolati. Meglio. Va benissimo. No, prego. Ti assicuro che qualcuno ci butterà l'occhio. Brunella. Anche tu ti accompagni con Travolta, te la devi accollare un po', sì, ma certo. Va bene ragazzi, tra poco cominciamo subito con i gossip. 347 342 5220. Tutti su sul palco, si comincia come sempre cantando. Vai! Giù i finestrini che ancora si può. Sulle mani! Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Vabbè, dai, stupendo. Che bello! Ma certo, ragazzi, questa è la Siringhita. Abbiamo deciso che quest'anno in Siringhita si parte sempre cantando un pezzo italiano di un tempo, sì, più o meno lontano, ma per il coro
è quella cosa che ti fa sentire subito in gruppo, no? Sì, ti fondi fondendo le voci una con l'altra. Ti rompe il ghiaccio, eh? Ghiaccio. Tra l'altro, a proposito di ghiaccio, oggi tante granatine. Buone. Tante granatine ai sapori vari. Cioè, granite. Sì. Però le grattachecche, quelle fatte, okay. Capito? Che grattugi il ghiaccio al momento. Ok, le fanno anche all'anguria e ho chiesto di tenermi da parte le bucce che ci serviranno a fine puntata. Ok, spiego. Sì, anche perché qui l'anguriera va. Perché a quest'ora magari ancora non hai famissima, arrivi e fai un primo giro merenda. Mamma. Poi bevi e poi hai voglia di quelle basi di carbo. Per cui c'è una zona, c'è un vulcano alto 32 metri di couscous. Bello. Passi, prendi. Anzi, prendetelo che poi secca. Prendetelo subito. Scusate, l'anguria, me ne tenete due fette per favore, che le mangio in pausa. Sì, no, ma Diego, no, pianta illimitata. C'è anche lo stand cucina peruviana, poi vi dico. Sì, non vedo l'ora. Oggi siamo murati. Gossip. Allora, ho tre notizie su Britney. Una buona, una e una cattiva. Cattiva, dai. La cattiva, che poi relativamente, perché non sappiamo nulla. Comunque, il suo avvocato, quello storico, quello che ha ottenuto la sua liberazione dalla tutela legale del padre, si è dimesso dal ruolo di avvocato. Non si capisce se perché con lei i rapporti si siano raffreddati o se perché effettivamente non aveva più ragione d'essere il contratto che la legava lui. Certo. Ah no, questa era quella media. Posso parlare di quella media. La cattiva. Vabbè, no, è media. È media. Sì. La cattiva è che non dorme da tanto. Porca boia. Perché dice che è pazza del caffè. Che beve in tutte le salse. E quindi beve tantissimo caffè. E gente che la conosce dice che a oggi sono almeno 3 giorni che non dorme. Lei ha quel lieve problema di non gestire i limiti. Cioè il basta di una roba. Ma anche qui c'è. Ma infatti, ma dico, però le prende la manina. Che è piccolina, ma le prende. Amore. La buona è che dovrebbe aver raggiunto i suoi figli in Messico per un weekend insieme. Oh, dai, che quella roba lì ogni volta la fa star benissimo. Non li vede da una cifra, loro non volevano più vederla. Dovrebbero essersi ricongiunti. Speriamo. Dai. Katy Perry. E che cosa è successo? Allora, io è da un po' di tempo che vedo. Allora, la premessa è nera, la Vale è nera. Perché? Perché aver detto: ma scusa, tu non eri una di noi. Tu non eri una di noi. Carina, ma. Poi non ho condiviso con voi comunque questa non riflessione. È una di noi. Lei, comunque, io l'ho vista dal vivo. È bella, bella. È bella, bella, eh? Sì. Però in capaista. È bella. Capaista. Era più vicina a noi. Era più simile a noi. Cioè, una carina, brava. Non Vale, ma proprio mai. Vabbè, comunque, è da un po' di tempo che la osservo e noto un cambiamento fisico. Però sai lei che ha sempre come noi che sta con un bono. È vero. Poi c'è ragione. Come noi. C'è ragione. Orlando Bloom, che salutiamo e che ricordiamo sempre fare nudo. Il zoop nudo. Ciao, come Orlando. Dimenticarlo? Basta. Vabbè, comunque, pagaia. Lo sapevo. Sì. Volevo evitare proprio la battuta pagaia. Non è la battuta. No, era faceva stup senza pagaia. Dai. Faceva stup. Stup. Comunque, è da un po' che l'osservo e mi sono resa conto che era cambiata fisicamente. Adesso ci sono le sfilate a Parigi. Lei si è presentata a quella di Balenciaga con fuso color carne, pellicciona sintetica sopra e sotto, nulla, nuda, ha un fisico incredibile. È un bel telaio, perché comunque umano, non c'ha tutto l'addominale, c'ha tutto l'addominale, l'addominale morbido, bello. Sì, bellissimo, siamo andati io e la mia redazione abbiamo cercato di capire meglio come se lo fosse procurato. Sono uscite solo notizie del 2000. Sì, 2015, quando lei dichiarava di fare la dieta dei 5 fattori, che praticamente che sono? Praticamente mangi sano, non bevi e basta. E ti alleni. Le cose che sappiamo, le uniche cose che funzionano. Allora. Però dette 5 fattori. Sì. Esatto. Poi, Harry Style a Roma l'avete visto? No, perché siamo qua a Milano, ma lo stanno vedendo tutti. Vabbè. Perché sta facendo una vita molto normale, cioè va al mercatino a comprare accessori per la casa. È in vacanza qua, si è preso qualche mese sabbatico a Roma. Come si veste per andare al mercato? Che non lo riconosci, naturalmente. Ma si veste tipo noi, però, È ancora Vale, tipo noi, non siamo uguali.
Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17.32 Radio DJ, bentornati in Ciringhita. Io vorrei che non fosse così, ma tutti i giorni un po' è il momento dei compiti. Oh, evviva! Mamma Valentina, dai. Lei è entusiasta. Andiamo. Adesso la Vale è contenta di fare i compiti. Prendiamo il quaderno dei compiti, andiamo a pagina 28. Ok. Allora, oggi facciamo... Oggi vi do una scelta. No. Allora, parleremo di geografia. Facciamo dei rudimenti di geografia. Tra cosa e cosa possiamo scegliere? No, A o B? Ah, senza sapere, senza scatola sapere. Chiusa. A o B? No. B? Scegli tu. B. B. Allora, vi do dei fogli. Prendete. Ok. No, dai, ma no. Allora, sui fogli ci sono delle parole. Sì. Tu che hai scelto, vuoi leggere l'elenco della B? Libeccio, grecale, ostro, tramontana, maestrale, scirocco, ponente, levante, mezzanotte. Io leggerò un testo sulla rosa dei venti e voi dovete completare con le parole giuste di quelle che vi, tra quelle che vi ho messo. Ma figurati, Debra. L'ho fatto facile. Possiamo fare A, che è più breve? Perché A è ponente, oriente, settentrione, meridione, settentrione di nuovo, nani, mito, sud. È molto più bello. Dai. L'altro lo faremo un'altra volta. Va ve lo dico bene. Già. Facciamo A, dai. Va vale. Bene. Dai. Allora, si chiama punto cardinale ciascuna delle quattro direzioni principali verso le quali è possibile muoversi trovandosi su una superficie. Tali quattro punti cardinali sono il nord o... Sud? No. No, o ponente? Ah, settentrione! Settentrione, okay. Esatto. Ah, è come dire, anche noto come. Esatto. Okay. Virgola, il... Sud. O meridione. Sud. Sud. L'est o oriente e l'ovest o occidente. Ah, li dici tu? I termini nord, sud, est e ovest derivano tutti dall'alto tedesco antico. Secondo il mito della creazione, all'inizio del tempo furono posti quattro nani ai quattro punti giusto? Cardinali. E i nomi di erano sette. No. I nomi di questi nani erano Norori, nord, Suori, sud, Austri, est e Vestri, ovest. I termini oriente, occidente, meridione e settentrione invece vengono dal latino e ciascuno di essi ha un'etimologia specifica. Il nome del viene dal latino solem orientem. Meridione. No, oriente ancora. Bravissima. Ah, perché era due volte, sì. Ok. Viene dal latino solem orientem, ovvero sole nascente o levante. L'est, infatti, è la direzione dalla quale si vede sorgere il sole. Al contrario, l'Occidente prende il suo nome dall'espressione latina solem occidentem, ovvero sole morente o ponente. Brava, Pina, se non ti distrai. Ma l'ho detto a caso. Mi distrai a caso. L'ovest è la direzione verso la quale il sole tramonta. La parola meridione deriva invece dal termine meridiem, che in latino indica l'orario del mezzogiorno. A quell'ora... O per qualsiasi popolo dell'emisfero boreale, il sole si trova a sud. A dimostrazione di questo, oggigiorno il... Meridione. È anche nominato mezzogiorno. Ok. Settentrione. Settentrione. Che in latino significa i sette tori da trae. Cosa? Non è ancora... No, non c'è ancora. Il... No, dico, septentrione, mi era chiaro ma, che era... Ma non è ancora il momento. Septentriones, allora... che in latino significa i sette tori da traino, è invece l'espressione dalla quale deriva il termine settentrione. I romani erano infatti soliti chiamare le sette stelle che formano la costellazione dell'Orsa Maggiore in questo modo. Quelle di Ocuto. Vi sono anche quattro punti indicanti posizioni intermedie: nord-est, sud-est, sud-ovest e nord-ovest. La seconda parte settimana prossima. Sono viva per miracolo, stavo crepando di noia. Vale, ho fatto venire Justin Timberlake perché è in operazione simpatia. Sì. Controlla di che colore ha gli occhi. Ok. Che non abbiamo ben capito. Ok. Rosso. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:39 minuti, Radio DJ, ci spostiamo ora in Ciringhita, in una zona tutta gialla. Sì. Perché? C'è questo nuovo strippo della Vale, lei cerca notizie relative alle banane solo perché c'è la sigla che è più lunga della notizia stessa. Che però è bellissima. Che è un patchwork di banane, per cui all'ingresso, mentre entrate, prendete i gonnellini di Lola Falana con tutte le banane. Bravi.
ve le mettete, poi ballate la sigla, la Vale dalla notizia molto breve e poi sigla finale. No, sigla finale no. Finiamo alle 7. Sigla finale no, ma sulla finale raccogliamo di nuovo le gonnelline che serviranno di nuovo. Non portatele via, dai. No. Vabbè, se uno si trova bene, se mai la lascia poi più tardi. Sì, no, tenetela oggi, però poi la raccogliamo. Pronti? Sigla! Mista Taliman, Talimi Banana. Banana, me gusta la banana. Banana, 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 boogie. Ping pong, ping pong, ping pong, ping, banana phone. Bella. Sempre sigla. Grazie. 2 minuti di sigla. La notizia può durare un minuto. La notizia è una domanda: si scivola davvero sulle bucce di banana? La risposta è sì. Sì, la risposta è sì. È stato infatti osservato che le bucce, dopo essere state schiacciate, rilasciano piccole quantità di gel lubrificante e questo riduce drasticamente l'artrito. L'attrito. Ma è corretta, con la superficie sulla quale sono appoggiate. Ma perché esiste da però, sempre se la posso gag? Dire le bucce in generale, perché è capitato magari di sbucciare patate, verdure in dei posti in campagna. No, però per dire. No, però la banana di più. La banana ha tutti dei pallottolini di gel che però, schiacciati fanno. Quale lato della buccia è più scivoloso, l'esterno? È indifferente. Ma i pallottoli ce li avrà o da una parte o dall'altra. I pallottoli ce li ha dentro. Sì. I pallottoli ce li ha dentro. La gag della, scusate, andate attraverso un pallottolo. La gag dell'uomo o della donna che scivolano sulla buccia di banana nasce agli inizi del 1900 in America, dove si consumavano tantissimo, erano proprio uno di quei cibi che si vendevano per strada, si mangiavano tanto, le bucce si buttavano per strada, non maleducati. C'era il senso civico. Certo che c'è ora invece. Esatto. E sono cadute ogni anno centinaia di infortuni, alcune poverine sono anche passate a miglior vita per le cadute dalla buccia di banana, al punto che la polizia aveva ingaggiato a Miami che faceva correre per le strade della città per far mangiare loro le bucce, capito? È stata proprio una guerra alla banana. Sigla. Non puoi mai, non c'è, Vale. Ecco, no, c'è quella di chiusura. Ok. Questa la banana. Grazie, alla prossima. La più raffinata. Certo. Come il mio. Elegante. Eleganza che si contraddistingue. Dai, grazie Vale. Prego. Bella. Hai notizie sulle banane, avverti Ciocca che lavora 3 giorni e fa la sigla. Perfetto. Okay? Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:46 minuti Radio DJ, bentornati alla Siringhita, la versione bikini di Pinocchio. E abbiamo da oggi un piccolo nuovo spazio all'interno della Siringhita, un piccolo podio dove invitiamo alcune persone da celebrare. Sì. Perché magari hanno avuto dei bei risultati, hanno raggiunto dei traguardi. Sono tutte persone dove, diciamo, la cosa che le unisce, che le rende simili una all'altra, è che non ci avrebbe scommesso nessuno. Ah, vero. E invece ce l'hanno fatta. Qua viene fatto intanto un bel rinfresco ampio per se loro vogliono venire coi parenti, con gli amici, capito? E poi tutti possono in qualche modo motivarsi rispetto alla buona riuscita della storia altrui. Ma noi regaliamo come piccogliardetto dei gadget. Una siringhita d'oro. Sì, una siringhita d'oro, bravissima. Che è una moneta, della moneta che corre qui dentro. Sì, una medaglia, abbiamo fatto col nastrino che la mettiamo a medaglia. Bello. Sì. Allora, fate un applauso per colei che premiamo oggi. Signore e signori, è qui alla siringhita Virginia Hislop. Vieni, Virgi. Ah,
quella Virginia. Ciao! Abbiamo messo questa musica un po' della tua gioventù, eh? Molto carina. Che elegante. Bello il tailleur. Sì. Bello quel punto di lilla. Allora, voi la vedete che una signora di una certa età, ma brillante, fresca, ha 105 anni. E si è appena laureata. Brava! È una storia bellissima la sua, perché lei, che aveva voglia di studiare, era una ragazza con un fidanzato che stava per compiere il ciclo di studi all'università, a un certo punto si è trovata nel mezzo dello scoppio della guerra mondiale, in cui la seconda guerra mondiale, in cui l'America è entrata in gioco. Sì. E a quel punto il suo fidanzato è stato chiamato alle armi, hanno deciso di sposarsi. A volte scatta quella voglia di sperare, no? Nonostante la difficoltà. E quindi si sono sposati, lui è tornato per fortuna dal fronte e hanno fatto famiglia a quel punto. E lei stava praticamente iniziando la tesi, si sarebbe laureata, e questo non è mai successo. Ha insegnato tutta la vita, ha avuto una vita meravigliosa. Adesso, dopo 83 anni dall'ultima volta che aveva preso in mano dei libri, ha detto, sapete che, per studiare, ha detto, io vorrei chiudere questo cerchio, perché ero arrivata a tanto così, certo. E quindi ha fatto la tesi, si è laureata. Brava. Bravissima. Complimenti, è andato bene. In cosa si è laureata? In scienze della formazione. Che poi comunque lei ha insegnato. Sì, perché era la sua materia, insomma. Brava Virginia, ti vogliamo bene. Molto fieri di te, complimenti. Brava, sei la mia ispirazione, che ho fatto il primo anno all'università. Abbiamo aggiornamenti sugli europei? Velocemente, più tardi, arrivano dopo. Va bene, allora ragazzi, palco centrale, B.B. King e Tracy Chapman. Wow. Finto live alla Ciringhieta. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18.05, Radio DJ. Abbiamo pensato questo oggi, che abbiamo cominciato a giocare un po' con l'intelligenza artificiale. Tema di cui parleremo presto, perché esce il libro del marito della Vale, Intitola proprio Intelligenza Artificiale, esce venerdì. Allora, noi sappiamo bene che con l'intelligenza artificiale non saremo mai troppo friendly, nel senso che ci vuole una conoscenza, una consapevolezza. Ci vuole un minimo di intelligenza naturale per interagire con quella artificiale. Essendo noi animali da cortile, anche no. Però invece ci sono alcuni aspetti di questa cosa molto divertenti. Oggi abbiamo giocato tantissimo e abbiamo prodotto delle sigle per la seconda ora, perché effettivamente quelli che arrivano a quest'ora, la Ciringhieta, meritano una sigletta, no? Vero. Allora abbiamo messo dentro un testo a caso e poi abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di produrre una sigla in vari temi musicali, ok? Sì. Allora, quella di oggi è questa. Benvenuti e benvenuti alla Ciringhieta. Benvenuti, benvenuti, questa è la Ciringhieta di Pinocchio, si sta bene qua, sulle frequenze di Radio DJ. Con la Pina, la Vale Diego, Ciocca e la Merice. La Ciringhieta prende bene, lo sai, si beve a gratis, ci si riposa, e la musica è da paura. Cosa aspetti a venire da noi? La Ciringhieta è aperta d'amore, la Ciringhieta è aperta d'amore, la Ciringhieta è aperta d'amore, la Ciringhieta è aperta. E allora entrate, venite! Dell'anima, del cuore, della mente. Mi sono commosso. È meraviglioso. Grazie alla nostra orchestra di intelligenza artificiale. Ovviamente è tutto fantasia, anche artificiale, certo. Quello che tiene insieme questo posto incredibile che è la Ciringhieta. Ci trasferiamo adesso, sapete che ci sono tanti luoghi, al Solarium. Sì.
che ha già, è già schermato per i raggi. Per i raggi. Sì, gli quasi non devi mettere la protezione, non serve perché. Vale, tanto tu non la metti lo stesso. Infatti, però non c'è problema. Restiamo in tema di artificiale, perché ci sono due notizie che riguardano l'abbronzatura, l'effetto abbronzatura, non per forza naturale. Il primo è legato a un trend che si chiama bikini tape. È una cosa che già su TikTok è andata. È andata. Scusami, Diego, la gente si è spaventata per la sigla fatta con l'intelligenza artificiale. Ragazzi, era bella, è noi, bella. Ragazzi, abbiamo passato uno dei più bei pomeriggi degli ultimi tempi. Ne abbiamo fatte 500, quindi rilassatevi, ogni sera ce n'è una diversa. Sì, no, però dice, possiamo dire che il testo della sigla è sempre quello. Che ha scritto Lapina, quella degli OTR, ha scritto il testo della sigla. il testo, cioè, riconoscerete la sigla perché è sempre lo stesso testo. Però cambiano i generi musicali. Alla fine la impareremo a memoria. Che bello. Certo. Allora, dicevo, il bikini tape è un trend che ha preso naturalmente su TikTok, sui social, può essere sia fatto veramente esponendosi al sole con la protezione, ma in realtà è stato fatto anche in maniera artificiale, cioè usando il trucco. Ma come funziona? Cioè, il bikini tape è il segno del costume? Sì, per farselo, perché adesso piace molto, una volta non piaceva, oggi piace molto, tant'è che i giovanissimi e le giovanissime si mettono il tape in dei punti. Cioè, il tape sarebbe lo scotch? Lo scotch, lo nastro adesivo, se lo mettono in dei punti perché garantisce una linea netta se ti esponi al sole con la protezione, ti abbronzi, ma la linea è molto netta, cioè vuoi che si veda proprio, perché poi scopri quella parte bianca e fai quel giochino lì che piace tanto alle maliziose, ai maliziosi, Valentina. Vale anche farlo con il self tan, quindi con l'autoabbronzante, oppure con il trucco. E a proposito, c'è però uscita una linea di, si chiama Black Project, è un brand che ha fatto dei costumi partendo proprio dal tape. Sì, c'è anche che vanno tantissimo i costumi dove ti abbronzi come se non avessi il bikini. Ah, ti abbronzi sotto attraverso il tessuto. A maggior ragione bisogna proteggersi. Sì. Questa cosa del tape comunque sulla pelle si usava da molto tempo, è stata permutata dai go-go dancer di Miami. Ma a proposito sempre di fake, come fare? Cioè, va molto di moda il trucco per il viso, dove si finge l'abbronzatura, cioè l'effetto abbronzatura, anche con un po' di scottatura. Ok. Sostanzialmente bisogna puntare tanto sui colori più scuri. Intanto bisogna mettere un fondotinta, una BB cream di un colore che sia più scuro del nostro naturale. Certo. Ovviamente. O quelle autoabbronzanti. Esatto. Base. Okay. La cosa che non si deve mettere è la cipria, perché quell'effetto appena un po' lucido è la pelle che ha preso il sole bene. Quindi essere glow. Un po' glow, sì, perché la pelle che ha preso la bronzatura. Grandissima crisi in questo periodo. Non va più il matte, ragazzi, no. Non va più. È un momento glow. E la cosa da scurire di più è la zona T, e compresi il soprazigomo. Diciamo zona T da scurire, zigomi anche, soprazigomi e ponte del naso, ho scoperto oggi leggendo l'articolo che si chiama così, volendo con quel colore che porti un po' all'arrossatura. Certo. Pare che nella dose giusta faccia anche un po' giovane. Bello! Figurarsi. Adesso vorrei provare subito. Figurarsi. Oh, guarda chi è arrivata! Lei sì che ha perso un sacco di peso e adesso è lanciatissima. Ha voluto regalarsi questo nuovo corpo, una seconda vita. Non aveva bisogno di niente, perché è bella come la metti, la metti. Brava come la metti, la metti. È la regina. Missy, a te il palco centrale. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:16, Radio DJ, grandissima Missy. E noi andiamo avanti spostandoci in Perù, nella zona peruviana della Chiringuita. Esattamente, abbiamo allestito un ricchissimo banchetto con quanto di meglio offre la cucina peruviana, che in questo periodo storico è il fenomeno gastronomico al quale si rifanno tutte le alte cucine del mondo. Beh, ma è un po' di anni, perché sì. Io mi ricordo che se ne parlava già quando andammo a portare i soldi al centro per i bambini e le bambine a Pachacamac. Sì, sì. Già cominciavano a uscire. Cominciavano a esserci dei ristoranti. Le notizie, appunto, che la migliore ristorazione era proprio in Perù. In quegli anni era nato, diciamo così, l'attenzione sul ceviche. Sì. È nato lì. Sì, però sulla quantità di
materie prime straordinarie. Certo. Come no? E varietà. Sì, ed tante varietà. Più o meno 20 anni fa. E si deve tutto a Gaston Arcurio, che è questo chef che l'anno scorso è stato premiato nella classifica dei migliori 50 ristoranti del mondo. Lui è arrivato al primo posto e proprio appunto una 20 anni fa, lui che in realtà doveva far l'avvocato, ma che poi a un certo punto, senza dire niente ai suoi genitori, si è trasferito in Francia e ha frequentato la Cordon Bleu di Parigi, che è la scuola più rinomata del mondo, è tornato a Lima, dove è nato e cresciuto, e ha aperto un ristorante con la moglie tedesca che aveva conosciuto a Parigi. All'epoca i ristoranti, c'era lo street food, c'è sempre stato e continua ad esserci, ma all'epoca i ristoranti in Perù erano ristoranti che proponevano prettamente cucina italiana o cucina francese. Lui è partito con la francese e poi si è reso conto dell'infinita quantità di materie prime, certo, che poteva avere. Solo di patate in Perù ce ne sono tipo 100.000. 2500, cioè, varietà di patate. Hai visto? Cioè, di tutti i colori, di tutti i colori, tutte le misure, di consistenze diverse. Anche carote, sì, insomma. Sì. Bello. Da quel momento in avanti il Perù ha riconosciuto un suo valore che non aveva ben identificato. Scrive il post: gli chef sono visti come eroi nazionali. Certo, le scuole di cucina, certo, sono piene di ragazzini e di ragazzine che sognano di entrare nella ristorazione. Questo potrebbe essere una grande chance per quel paese meraviglioso e che fatica tanto, perché Lima è una città molto difficile. Sì. Vi ricordate? Cioè, come no. L'esperienza che abbiamo fatto là è stata molto forte. Come molto spesso difficile. Succede, la percezione vera di chi tu sei, di quanto vali, te la dà lo sguardo di un altro. Certo. In questo caso, sì, una persona del Perù, ma che ha girato e ha, come dire, si è tarato sullo sguardo di altri posti. Sì, no? Ma che, torna. Che questa renda quella voglia alle persone di cambiare. Lì vuol dire che al di là della bontà dei tuoi piatti, lì hai fatto venire alla gente la voglia di riscattarsi, e secondo me questa è la cosa Bello. Più pazzesca che uno può fare nella vita. Vero, detto questo, io ho da offrirvi montagne di ceviche. Ok, che è il pesce marinato. Esattamente, pesce marinato. Il Perù poi ha avuto una forte influenza giapponese, per cui c'è una cucina che si fonde con quella giapponese, soprattutto nel taglio del pesce e nel condimento. Vi posso proporre l'antichuco, sono degli spiedini di manzo e di pollo, marinati anche loro. Il taku taku sono delle frittelle di riso bianco cotte e fagioli frullati farciti con uova. Buone, io quelle le prendo. Patate lesse, le papaoia cana. Buone. Prendi tu. E chiudo con un dolce, il picarones, dolce tipico della cucina peruviana. Sono delle piccole frittelle di patate dolci e zucca. Mamma, che bontà. Vado? Io faccio tutto il menù, un assaggino, dai. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:32, Radio DJ, bentornati alla Ciringhita, la versione estiva di Pinocchio, un luogo della mente, del cuore, dell'anima, quello che vi pare. Di base è un posto dove siamo tutti là, è come se vivessimo tutti insieme o se fossimo andati tutti in vacanza insieme. È un luogo enorme che rispetta le differenze di ognuno, le sensibilità, le fragilità di ognuno. Si parla di qualunque cosa, spesso a quest'ora anche di cibo. E poco fa Valentina ha tenuto un bello speciale sulla musica, sulla cucina peruviana, su base peruviana. Sì. E è arrivato questo messaggio. Ho citato alcuni dei piatti più rappresentativi e ho sbagliato naturalmente questa le pronunce. Questa è incredibile. Questa è la cosa più strana di oggi. Ok. Se dicen anticuchos, amigos, desde Torino, con Perú, con amor, con todo. Gracias, gracias. Beh, amore, ma con questa voce, ma noi non possiamo che premiarti. Questa settimana in regalo Falkensteiner Hotels and Residences. E per te, Ermanita, un'ermonosa Albornoz, cioè un accappatoio Falkensteiner Hotel e Residences, che vi aspetta per un'estate all'insegna del divertimento e del relax in mare o in montagna, in 7 posti meravigliosi in tutta Europa. Com'è che si chiama lei? C'è il nome? Si chiama Lucanita. Amorosa. Pequeña Lucanita, besos. Allora, ragazzi,
prendete le cose che avete, il drink, tanto poi c'è il bar anche di là. Ci spostiamo tutti nella zona Unplugged. Oh, che è la zona in cui ascolteremo musica live, versioni di canzoni in una dimensione un po' più intima. Okay? C'è il parquet, quello vecchio, con tutte le lucine anche sopra, sono vero? Gran tappeti. Gran tappeti e cuscinoni, ci si butta ognuno dove vuole, ci sono dei dondoli. Milione di lucine. Allora, intanto se fate caso, si sente, stanno accordando gli strumenti. Perché è fatta molto con la chitarra questa versione. Questo momento dell'accordatura è il momento sì che è tecnico rispetto all'accordatura, ma se avete mai visto qualcuno che sta accordando la chitarra prima di fare un pezzo, vedete che è un momento in cui si collega con la musica. Ah, cioè, certo, okay. Intimissimo. È un momento in cui entri in quella dimensione. Sì, è vero che è tecnico, ma è anche molto molto spirituale. E adesso ci godiamo una versione di Take On Me degli Aha Unplugged da pelle d'oca. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Saliamo tutti sul pulmino, andiamo al Baby Club con la Vale. Olè, salite, occhio, occhio che abbiamo... Ma mi piace impennare, Vale. Ci abbiamo un piccinino. No, un attimo. Mamma, che bordello al Baby Club della scrivita. Vi state divertendo? No. Bambini, adesso con la canna vi bagno tutti che avete sudato. Ma l'oratorio estivo. Mi sono mancata? No. Dai, seduti divisi per colori dei cappellini. Allora, adesso fate silenzio perché vi devo mostrare questo cucciolo di Aspetta. Un attimo. Che non so bene come si pronunci. Oriterropo. Bravissima, è un cucciolo. È un cucciolo di oriterropo. Qualcuno sa che cos'è? No. È tipo un formichiere. Oh, è un cucciolo di formichiere. Sapete cos'è un formichiere? È una specie eccezionale perché ha il muso che ricorda quello di un maiale, ma molto più lungo. La coda è molto sproporzionata ed è simile a quella di un canguro. Ha tre dita unghiate. Ha le orecchie tipo quelle di un coniglio e gli artigli, le tre dita hanno artigli molto forti e affilati, capaci di scavare grandissime tane, come se ogni artiglio avesse la forza di tre persone molto grandi. Madonna, e molto forte. Tutto nudo, che tenere. È appena nato un cucciolino al Bioparco Valenziano e ce l'ha mandato qua proprio a conoscere voi, bambini e bambine della Ciringhita, che siete molto fortunati. Da piccolo è carino, poi... Allora, dai. No, ma figurati. No, male non è. Cosa fanno? Ha una strana lingua lunga. Ha la lingua lunga, protrattile, vischiosa, perché se mangia le formiche lui, cioè lui scava, va nelle tane delle formiche. Ti lecca, ti fa uno scrub. Ma la cosa che mi ha colpito di lui è che dicono di lui che sia un animale per nulla intelligente. Non so sulla base di cosa. Beh, quello che dicono di noi. Sommato non dovrebbe prendersela. È molto timido, piuttosto silenzioso, emette lievi grugniti, soprattutto quando mangia gli piace quello che sta mangiando. Se è spaventato, bela tipo una pecora. Sta tutto il giorno nella sua tana che scava sottoterra. La sera a un certo punto esce, sta sull'uscio della sua tana per una decina di minuti. E poi basta, fine. No, cammina un po' e ogni 10 metri si ferma. 10 minuti e via, poi riparte. Controlla, lui annusa, non vede niente. Però annusa per sentire il predatore. Nel caso in cui dovesse incontrare leopardi, leoni, ghepardi, iene, licaoni o pitoni, scappa in diagonale. Se poi casca, se poi lo brancano e si ferma, allora lui si mette a schiena in giù e con le sue zampe tira calcioni e con quelle artiglie. Mamma, artigli che cerca... Non è un animale. Cioè, comunque, sono quelle cose che... Ci provi. No, ci prova, o ti fingi morto come lo posso, o si provi. Il creatore su certi animali era molto ispirato, su altri ha messo insieme, è venuto così. Avanzavano delle robe, tipo delle brugole, delle viti. O delle unghie, delle orecchie da metti insieme. E come viene. Vabbè, ma gli si vuol bene lo stesso. Tantissimo. Ciao piccolini! Torniamo! Pinocchio è anche in podcast, on demand,
dove vuoi, quando vuoi. 18.45, Radio DJ, preparatevi, perché abbiamo il finale col botto. Sì. Quindi okay. Andate a farvi degli sciacqui per cantare forte. Il proprio a perdifiato a squarciagola, a tutta birra, a rotta di collo, ecco. Prombattuto. Oh! Tutte le hai dette. Oh! A perdifiato l'ho detto? Sì. Ok, prima però una notiziola. Ma allora sì, perché ecco qua, sentite un virtuosismo al violino. Il violino che sentite non è un violino qualunque, ma è uno Stradivari. Voi sapete che, insomma, liutaio famoso in tutto il mondo, irripetibile la qualità del suono dei suoi violini, su cui si è costruito naturalmente un po' perché quell'epoca musicale ha generato, a parte compositori e musicisti, ma anche artigiani che, certo, che costruivano gli strumenti leggendari, sempre più tecnologici. Tra, sì, il 600 italiano è stato un momento per l'Italia di grande propulsione culturale in tutto il mondo. Ad ogni modo, mille misteri sulla storia di Stradivari, mille misteri sulla storia dei suoi violini, e sempre si è cercato di capire quale fosse il mistero del suono unico dei legni che sono stati usati e come li ha trattati. Perché per ottenere... lui non lo diceva. Non si sapeva, si è perso la... il segreto si è perso. Tutto potrebbe stare, questa è la nuova ipotesi, in un quadro presente alla Pinacoteca Querini Stampali a Venezia, chiamato Pattinatori sul Canal Grande, attribuito a Gabriel Bella. In questo quadro si vedono dei pattinatori, perché ci fu un momento, ci furono degli anni in cui, quando faceva freddo, si ghiacciava il Canal Grande. E sono stati anni in cui c'è stato quella che viene chiamata piccola era glaciale nel 600, che ghiacciò per esempio anche tutto il lago di Garda, cioè ci sono delle prove storiche. Okay. Ma cosa c'entra coi violini? I legni utilizzati per costruire i suoi violini sono legni sopravvissuti a presi in quegli anni di glaciazione nei quali per il freddo e la poca luce, poco calore, i legni crescevano poco e avevano una compattezza tale, certo, che facevano da cassa, ha attribuito una vibrazione, quando poi sono stati tagliati e trattati per diventare cassa armonica, unica nel loro genere. Infatti, negli anni successivi non si è più potuto avere la stessa qualità di violino, anche se sembrava che ci fossero tutti i segreti. Certo, tutte le tecniche. Chi lo sa? Ad ogni modo, beh, interessante, una bella cercatevi storia. Il quadro I pattinatori sul Canal Grande. Questa invece è quell'era in cui piove sempre, vero? Perché sì, anche oggi non piove. So quali strumenti possono essere ottenuti con questa pioggia. Non lo so. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.